Circondata dalle acque dell'Oceano Atlantico che da lontano guardano le coste del Portogallo, si trova Madeira, le Hawaii d'Europa. Viste incredibili, panorami pazzeschi, ottimo cibo. L'isola di Madeira vanta anche alcuni dei percorsi trekking più belli del vecchio continente. Una volta atterrati, affittiamo la macchina e ci dirigiamo subito verso l'estremo ovest dell'isola, direzione Porto Moniz, tra strade che si snodano come un serpente lungo la costa sud, roads ai piedi di altissime montagne che tagliano il centro dell'isola e sentieri asfaltati che baciano la costa nord di Madeira. Per strada ci fermiamo a São Vicente per mangiare un boccone al ristorante Lavrador, un locale situato al centro dell'isola dove mangiamo un delizioso peperone ripieno circondati dai panorami bellissimi della valle circostante. Prima di continuare verso la destinazione finale di oggi, decidiamo di visitare velocemente la cappella di Nossa Senhora de Fátima, un piccolo campanile da dove si può ammirare la valle cui piede si trova São Vicente da un punto di vista differente. Bellissimo! Ad ogni modo, noi ci rimettiamo in marcia, destinazione Porto Moniz. Dopo 20 minuti di macchina arriviamo all'Acqua Natura, un ottimo hotel a 4 stelle dove passeremo le prime due notti a Madeira. Quando raggiungiamo la camera troviamo una bottiglia di vino ad aspettarci insieme ad una vista pazzesca della costa nord e delle piscine naturali di Porto Moniz. Noi non resistiamo, ci cambiamo e andiamo a goderci queste vasche alimentate dalle acque provenienti dall'oceano. Tutto questo prima di visitare la sauna dell'hotel. La nostra prima giornata a Madeira sta volgendo al termine. Noi facciamo un'ottima cena nel ristorante dell'hotel prima di andare in camera a goderci il tramonto che l'isola ha deciso di regalarci come benvenuto. Amici, per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo domani. Siamo finalmente arrivati al Funnel Pond. Questa zona è famosa per la Laurits Silva Forest, che sarebbe la foresta tropicale che una volta ricopriva tutta l'isola di Madeira. Ora ne rimane solamente il 16% di quello che c'era una volta. Questa è una foresta tipicamente tropicale che cresce nelle zone dove c'è sempre un'umidità superiore ai 60 gradi e dove la temperatura non è pazzarella. Infatti qua a Madeira estate e inverno non c'è una differenza enorme tra appunto le due stagioni. Questa zona è patrimonio dell'UNESCO dal 1999 e si dice di essere una delle zone più belle di Madeira e noi siamo qua per scoprirlo. Facciamo una precisazione. L'umidità deve essere al 60% e non a 60 gradi. Detto questo, amici, il Funnel Pond è un posto bellissimo. Situato in cima ad una montagna, la zona consiste in una grande prateria dove agli estremi ci sono due piccole foreste formate da alberi dalle forme fiabesche. Noi ci incamminiamo verso l'ovest del parco, cercando di non disturbare gli abitanti del posto, fino a raggiungere il punto dove le montagne scendono a strapiombo verso il mare. Panorami pazzeschi, viste incredibili, il mare bianco di nuvole che cercano di risalire la parete del monte. Noi decidiamo di arrampicarci fino al punto più alto della foresta. La mattina sta volgendo al termine e noi abbiamo finito col Funnel Pond, almeno per il momento. È arrivata l'ora di pranzo e per questo motivo decidiamo di andare alla Casa de Pasto Giustiniano. Pesce ripieno cucinato alla griglia, succosissima carne allo spiedo servito su un'enorme stuzzicadenti, verdura fresca, prezzo contenuto. Amici, questo è uno dei ristoranti migliori di tutta l'isola. Con la pancia piena decidiamo di continuare l'esplorazione del nord di Madeira. Noi prendiamo la macchina e ci dirigiamo verso il miradouro do Veo da Noiva, a vedere la bellissima cascata che cade nell'oceano, la costa e le montagne a strapiombo sul mare. Visto che dietro l'angolo, facciamo anche una passeggiata verso il Ponto do Poiso, con l'idea di vedere la spiaggia di Seixal.
Noi la beach non la vediamo, però ci godiamo un'altra vista della cascata sull'oceano e della costa. Ad ogni modo, è arrivato il momento di tornare al Funnel Pond. Amici, come promesso, siamo tornati nel Funnel Pond e il mio desiderio si è avverato. Sì, amici, sta succedendo davvero. Le nuvole che questa mattina bagnavano i piedi delle montagne della costa nord si stanno arrampicando lungo la parete del monte, ricoprendo di magia la foresta che solo qualche ora prima era baciata dai caldi raggi del sole di Madeira. Noi ci godiamo questo momento di magia a pieno, camminando lungo i sentieri immaginari creati dalle nostre menti e apprezzando ogni singolo istante che il Funnel Pond ci sta regalando, fino a quando arriva il vento a portare via le nuvole che ci circondano. E come per magia il vento sta portando via le nuvole, è uscito fuori il sole che è di fronte a me. Guardate che roba spettacolare! All'improvviso siamo fuori dalle nuvole. Sono emozionato. Che bello, eh? Guarda, va che roba. Come se non ci fosse stato nulla prima. Ma se ci giriamo, guardate là, guardate che bello. Anche qua, 30 secondi fa non si vedeva nulla. Però ne sta arrivando un'altra. Oh, ragazzi. Yeah, guardate. Amici, questa seconda giornata a Madeira sta volgendo al termine, però l'isola ha ancora una sorpresa in serbo per noi, un regalo che solo a fine giornata può essere donato, il tramonto. A Chadas da Cruz, questo è il nome del paese dove inizia la nostra terza giornata a Madeira. Situato ai piedi dei monti che formano la costa ovest dell'isola, questo paese desolato è raggiungibile tramite la cabinovia che copre in qualche minuto il dislivello di 500 metri che lo separa dal resto del mondo. Quello che una volta era un luogo abitato da contadini e agricoltori è adesso un posto quasi completamente disabitato, con un'atmosfera magica. Noi percorriamo il sentiero che si snoda lungo la costa fino a raggiungere il punto più a sud del paese, prima di tornare verso il teleferico che ci porterà verso la civiltà. Che posto meraviglioso! Amici, questa terza giornata sarà per noi molto intensa, visto che oggi ritorneremo verso il sud dell'isola, direzione Funchal. Noi prendiamo la macchina ed incominciamo a muoverci. Per strada ci fermiamo al Miradouro do Fió, ad ammirare la punta più ad ovest della costa sud di Madeira. Poi ci dirigiamo verso il Miradouro do Garganta Funda, a vedere una delle cascate più alte dell'isola, prima di andare a mangiare nel ristorante O Forno. Carne allo spiedo cucinata alla brace di fronte a noi, verdure fresche, patatine e altri piatti buonissimi. Siamo felici, con la pancia piena incominciamo a muoverci verso sud. Prossima tappa, il piccolo paese di Jardim do Mar. Qua facciamo una piacevole passeggiata sul lungomare, prima di tornare alla macchina, camminando tra le strette vie del paese, viste della costa, natura ed abitanti del posto a quattro zampe. Dopo Jardim do Mar, la nostra autovettura a quattro ruote ci porta a Caleta, un altro paesino situato ai piedi di altissime montagne. Qua facciamo una passeggiata lungo la marina e mangiamo un buon gelato alla manifattura del gelato.
Caleta si trova a 40 minuti di macchina da Funchal, se si prende l'autostrada. Però il nostro sesto senso ci dice di continuare lungo la costa. E così facciamo. Our sixth sense non mentiva. E dopo 10 minuti di macchina succede questo. Ragazzi, pazzesco. Una cascata in mezzo alla strada. Bellissimo. Solo per farvi capire. Qua c'è il mare, qua c'è la montagna, la cascata. Guardate questa parete, c'è acqua da tutte le parti, poi c'è ghiedre e ancora acqua da tutte le parti. Stiamo veramente pensando di fare la pazzia e di farci una passeggiata dentro, però non abbiamo l'asciugamani, quindi questa cosa la rimandiamo, ma sicuramente ritorneremo. La giornata sta volgendo al termine, ma noi non abbiamo ancora finito. Prima di andare a Funchal andiamo a visitare Calau da Lapa, una serie di case costruite nella roccia, oggi semi disabitate, ma che in passato ospitavano i pescatori che di notte ritornavano a riva. Amici, siamo stanchi, ma per nostra fortuna siamo arrivati a Funchal. È arrivata l'ora di cena e noi decidiamo di mangiare in quello che è per noi il ristorante migliore della città, il ristorante Informal. Qua il concetto è molto semplice: cibo di qualità, servizio da ristorante stellato, staff amichevole e preparato, atmosfera perfetta, costo contenuto. Il menù riesce ad essere non troppo complicato, ma allo stesso tempo offrire opzioni che renderanno felici i palati e i gusti di tutti. Amici, penso che anche per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo domani. Quarto giorno della nostra avventura a Madeira inizia Funchal, la capitale dell'arcipelago, che con i suoi 100.000 abitanti è la città più grande dell'isola. Ci sono alcune cose da fare che sono un must do a Funchal, come ad esempio prendere la funivia, che tra viste della city dall'alto e panorami dell'oceano vi porterà al distretto della città chiamato Monte. O visitare il giardino botanico di Madeira, un parco diviso in zone con vegetazione differente, famoso per il carinissimo mosaico fatto con piante e fiori colorati. Ed esplorare il Monte Palace Madeira, un bellissimo parco stile giapponese, considerato uno dei 13 giardini botanici più belli al mondo. Tutto questo prima di scendere a valle e fare due passi sul molo e le vie del centro storico. Quella di Funchal è una storia che ho raccontato dettagliatamente in un altro filmato che si trova sul mio canale. Quello che non ho detto in quel video però è che in città c'è una via molto stretta dove le porte che danno sulla strada sono decorate da opere d'arte stile graffiti. L'idea del comune era quella di bonificare l'area trasformandola in una galleria d'arte a cielo aperto e per questo motivo hanno creato questa esposizione gratuita chiamata The Art of Open Doors, l'arte delle porte aperte. Un'altra cosa che non ho detto nel video su Funchal è che in città c'è un locale chiamato Rei da Poncia, il miglior bar dove bere il poncia, il cocktail tipico di Madeira. Poncia maracuja, poncia regional, panino con la bistecca, cocktails grandi come la mia testa. Che locale fantastico! Amici, Madeira è un posto fantastico con tante cose da vedere, fare, mangiare e bere. Però l'isola non è solo mare, costa e cibo. Madeira è anche trekking, infatti quest'isola meravigliosa nasconde tra le sue spiagge e montagne alcuni dei percorsi trekking più belli ed interessanti di tutto il continente europeo. Alcuni sono molto facili ed accessibili, altri più difficili e pericolosi. Iniziamo con la Promenade Praia Formosa.
Questa passeggiata da un'ora e mezza connette la spiaggia Praia Formosa alla Camera de Lobos e si snoda lungo la costa sud di Madeira, tra viste della cittadina e di Cabo Girao, che con i suoi 580 metri di altezza è la scogliera più alta d'Europa. Un altro percorso trekking molto facile è il PR11, Levada dos Balcones. Tra natura, ponti, pareti rocciose e bellissime farfalle, questo sentiero vi porterà in meno di 30 minuti al punto panoramico alla fine del sentiero, dove poter ammirare le montagne che formano la valle sottostante. Se volete qualcosa di più impegnativo, vi suggerisco il PR6, il Cammino delle 25 Fonti. Questo sentiero vi darà la possibilità di vedere la Risco Waterfall, una carinissima cascata alta un centinaio di metri. È il lago delle 25 fonti, creato dalle acque trasparenti che cadono dalla parete rocciosa alimentandolo. Però il vero motivo per passeggiare lungo i sentieri del PR6 è l'acquedotto a cielo aperto che si snoda lungo tutto il tragitto. Patrimonio dell'UNESCO dal 1999, questo è uno dei percorsi più belli di Madeira. Se siete alla ricerca di qualcosa di più selvaggio, vi consiglio di fare il PR8, Verada do Ponte de São Lourenço. Questo percorso trekking vi farà esplorare la zona più est dell'isola. Questa avventura di all'incirca 3 ore, andata e ritorno, si snoda lungo gli enormi scogli che popolano le acque di questa zona dell'Oceano Atlantico. Aspettatevi viste mozzafiato delle onde che si infrangono sulle rocce, sentieri sulla cima delle altissime scogliere, panorami incredibili di Madeira da lontano e delle acque blu cristallino che abbracciano l'isola. E quando arriverete alla fine del percorso, assicuratevi di scalare il piccolo monte che si troverà di fronte a voi, perché in cima vi aspetta una piacevole sorpresa. Ad ogni modo, ci rimangono ancora 3 giorni in questa meravigliosa isola. Con Funchal abbiamo finito, noi ci vediamo domani. Siamo finalmente arrivati in questo piccolissimo e bellissimo paesino che si chiama Curral das Freiras. Ci troviamo a 461 metri sul livello del mare. Qua inizia la Nuns Valley, che tradotto in italiano vuol dire la Valle delle Suore. Questa zona prende il nome da un episodio successo nel 1566, quando un gruppo di suore dovette fuggire da Funchal, che è la cittadina più grande dell'arcipelago di Madeira, dovette fuggire perché Funchal fu attaccata dai pirati. Quindi questo gruppo di suore si rifugiò qua in questa zona, costruì la prima chiesa nell'area e diede la nascita a questo paese, Curral das Freiras. Questo è un posto super mega tranquillo, devo dire la verità, non c'è molto da fare qua, a parte camminare un po' per il centro, godersi questi panorami pazzeschi. Non fraintendetemi, tutto quello che ho appena detto sono cose positive, non negative, perché qua ci si può rilassare, ci si può riposare e, come piace dire a me, si possono ricaricare le batterie, e questo è esattamente quello che faremo adesso. Curral das Freiras è sicuramente una tappa che non può mancare in un viaggio a Madeira. Panorami bellissimi ed un'atmosfera rilassante regnano in questa valle. Inoltre, la Valley of Nuns nasconde un piccolo segreto per le persone a cui piace camminare. Infatti, dal paese si può prendere il bus numero 81 che nell'incirca mezz'ora porta al Miradouro e Eira do Cerrado. Da qua si può camminare lungo il piccolo sentiero che, in qualche minuto, porta al punto panoramico da dove si può ammirare la bellezza della Valle delle Suore dall'alto. È incredibile come questo sentiero da 5 minuti regali alcune delle viste più belle di tutta l'isola. E dopo si torna verso valle discendendo il percorso Eira do Cerrado, il sentiero delle suore che con i suoi 2 km di lunghezza vi riporterà verso Curral das Freiras. Amici, che giornata emozionante! Il 5° giorno a Madeira sta volgendo al termine, ma l'avventura nell'isola non è ancora finita.
ci rimangono ancora 48 ore e credetemi, il meglio deve ancora venire. A domani! Di solito si lascia il meglio per ultimo, e così abbiamo fatto. Il PR1 Vereda do Areiro è il percorso trekking più bello, più estremo, più pericoloso e più famoso di tutta Madeira. Questo percorso dalle atmosfere tipo Il Signore degli Anelli connette Pico Areiro, il terzo picco dell'isola, a Pico Ruivo, la prima vetta di Madeira, passando da Pico de Torres, la seconda montagna dell'arcipelago. Questa è una scampagnata da 7 ore andata e ritorno, che ci ha occupato tutta la giornata. Abbiamo iniziato il nostro viaggio da Pico Areiro, incamminandoci lungo il sentiero che si snoda lungo la cima del picco. Tra panorami incredibili delle valli circostanti, della costa bagnata dalle acque che abbracciano l'isola e dell'oceano che si estende verso l'infinito. Quello che inizia con un percorso quasi pianeggiante a più di 1800 metri sul livello del mare continua con una serie di scalinate molto ripide che ci fanno discendere gli altissimi monti fino a raggiungere la parte centrale del percorso. Qua ci aspettano 5 tunnels che raggiungiamo camminando lungo le strade scavate nella roccia, circondati da alcuni dei panorami più belli di Madeira. Tutto questo prima di incominciare la risalita verso il picco più alto dell'isola. Allora ragazzi, confermo, stiamo salendo verso Pico Ruivo, la vetta più alta di Madeira. 1861 metri sopra il livello del mare. Pazzesco, ragazzi, la vista è bellissima, il panorama è bellissimo. Oh, e ho il fiatone. Ce l'abbiamo fatta, siamo in cima al mondo, o perlomeno il mondo di Madeira. E adesso dobbiamo tornare indietro. Amici, siamo arrivati in cima a Pico Ruivo, ci troviamo a 1861 metri sul livello del mare e da qua si può vedere tutta l'isola. Che dire di più, questo percorso da fiaba è sicuramente una delle escursioni più belle d'Europa, o forse del mondo. Ma l'avventura non finisce qui, infatti dopo questa passeggiata di 3 ore verso Pico Ruivo noi dobbiamo tornare indietro perché la macchina ci aspetta dal lato opposto di questo sentiero. In totale, tra andata e ritorno e pausa pranzo, ci abbiamo messo 7 ore. Amici, ci siamo quasi, mancano ancora 24 ore prima di finire questa avventura Madeira. Siamo stanchi, ma felici. Il PR1 ci ha regalato un'esperienza bellissima ed emozioni inaspettate.
Adesso andiamo a riposarci e noi ci vediamo domani. Madeira ha ancora molto da offrire, però il tempo a nostra disposizione sta terminando. Cosa fare o vedere durante queste ultime 24 ore è una decisione non facile. Potremmo fare il percorso PR7, Levada do Moinho, un sentiero dall'incirca 10 km di lunghezza che porta dalla costa verso l'interno dell'isola, circondati da viste bellissime, panorami incredibili e che nasconde una piacevole sorpresa alla fine. O guidare lungo le strade della costa nord-est dell'isola, fino ad arrivare al Miradouro da Beira da Quinta. Per me il panorama più bello di tutta la costa nord di Madeira. O raggiungere il Miradouro Lombo do Mouro, dove vedere i tornanti che abbracciano la strada IR110 ed ammirare le nuvole provenienti dal nord, scavalcare le montagne del centro dell'isola e svanire mentre approcciano il sud di Madeira. O camminare sul pavimento di vetro della Cabo Girao Skywalk, una terrazza sospesa a 580 metri sul livello del mare e con delle viste bellissime di São Martinho e Funchal. Però noi, come promesso, abbiamo deciso di tornare alla cascata Dos Anjos per farci un bel bagno sotto le acque della cascata, ma questa è una storia che ho raccontato in un altro video. Amici, siamo arrivati alla fine. Se volete saperne di più su Madeira, vi consiglio di guardare uno dei video contenuti in questa playlist. E se non sapete da dove iniziare, potete incominciare con questo. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!